Laura, a un passo dall'impresa, resta così la soddisfazione di aver giocato alla pari contro una delle squadre più forti d'Europa o il dispiacere perché appunto lì sul 12-10, 12-9 del quinto set state veramente vicinissime a, a questa impresa? In questo momento ovviamente un po', cioè, la delusione è una grossa parola, però che comunque eravamo lì e quindi sai che si poteva vincere, quindi... Però dopo un po', secondo me, fra qualche ora capiremo che, cioè, che siamo state brave a giocare una partita importante. Ecco, era un test, tutte le partite sono dei test, comunque quando c'è i più forti è sempre un riferimento giocare contro di loro. E voi avete giocato alla pari, parte quel secondo set dove comunque fino all'8 pari con quelle battute sbagliate, comunque eravate stati lì, insomma avete giocato alla pari contro Conegliano. Sì, il secondo set credo che caliamo in battuta, il livello, cioè facciamo troppi errori e facciamo un po' meno anche il muro difesa. E poi siamo state più attente e concentrate a fare meglio queste cose, darci di tutto, sempre battere al massimo con l'idea che ci può essere anche l'errore, però spingendo sempre di tutto e... Credo che alla fine il quinto set, cioè ci è mancato un attimo che non riuscivamo a fare cambio palla, però alla fine credo che dobbiamo essere contenti con il livello che abbiamo giocato. Ecco, come si riparte poi dopo una partita così? Perché adesso bisogna mantenere, no, questo livello? No, sì, sicuramente. Cioè, noi abbiamo adesso il weekend in pausa perché c'è la Coppa dove carichiamo... Cioè, in sala pesi faremo tanto lavoro in palestra e ci prepariamo anche per i playoff perché sarà importante quello perché lì si vincono le cose, quindi cioè, questo è il nostro obiettivo.